Bene, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vedremo oggi la risoluzione di un monopolio multimpianto, ovvero andremo a vedere come determinare l'equilibrio di mercato nel caso in cui il monopolista produca il bene in due centri di costo, ovvero in due impianti separati. L'esercizio potrebbe richiederci, data una funzione di domanda 100 meno 2q grande, di andare a determinare l'ottima combinazione di produzione nei due impianti e chiaramente l'equilibrio di mercato, cioè la quantità ottima e il prezzo ottimo.